È un'arte marziale coreana, nata dall'incontro tra il karate e il judo, che insegna la disciplina, fa comprendere i propri limiti e migliora la percezione del proprio corpo, ma soprattutto insegna il rispetto per l'avversario. Si tratta del taekwondo, l'arte a cui il fanese Gabriele Giuliani ha dedicato un'intera vita, aggiudicandosi a Seul, dopo 50 anni di intenso allenamento, il grado di cintura nera nono dan. Il taekwondo per me è praticamente un periodo importantissimo della mia vita, perché ho iniziato da ragazzino e per quasi 50 anni l'ho praticato, prima come una passione sportiva semplice, dopodiché ho iniziato ad insegnarlo, ho viaggiato in Corea e quindi in tutto questo periodo della mia vita è stato scandito dai ritmi del taekwondo, allenamenti e quindi anche gli esami che mi hanno portato a questo grado in Corea. Ecco, che prove bisogna superare per ottenere il titolo che lei ha raggiunto? Nono Dan è il grado più elevato nel taekwondo. E la prova è innanzitutto recarsi in Corea. Per avere questo titolo a livello internazionale è necessario, sia per l'ottavo che il nono, recarsi di persona in Corea, dove c'è una commissione apposita che valuta una prova pratica dopo che il candidato ha spedito una tesi di 15 pagine, ha inviato il curriculum, dopodiché al Cookie Won, perché si chiama Cookie Won questo organismo che organizza gli esami, e ti accetta, puoi andare e a questo punto si fa la prova pratica davanti a una commissione di alti gradi coreani. Lei è stato tante volte in Corea nella sua vita? Sì, ho cominciato nel 1989, sono andato in Corea la prima volta per conoscere questo paese. Io sono, ripeto, un appassionato prima di tutto e penso che chi ama le arti marziali debba per forza recarsi in Oriente. E quindi sono andato nell'89 in Corea, dopodiché sono tornato qualche anno dopo e il Cookie Won, che ripeto, questo organismo, organizzò il primo corso per maestri internazionali. Feci questo corso, presi la licenza e dopodiché ho iniziato un percorso anche di collaborazione con i coreani. Infatti io sono un esaminatore, oltre ad essere maestro internazionale, quindi visiono un po' i nostri maestri, le cinture nere dei nostri gruppi o altri gruppi che mi chiamano in giro per l'Italia. Ecco, oggi perché un ragazzo dovrebbe fare taekwondo? Che cosa si impara? Beh, il taekwondo è un'arte marziale principalmente, è anche uno sport, quindi gli aspetti sono due, sportivo e tradizionale. E noi siamo molto amanti del tradizionale perché la tradizione ci insegna innanzitutto a tirare su i ragazzi che vengono in palestra, quindi noi abbiamo molti giovani che vengono alle nostre palestre per imparare soprattutto una disciplina, no? Le arti marziali sono essenzialmente disciplina, non conta solo la tecnica, ma il modo in cui si praticano, il comportamento in palestra, il saluto, i rituali che molti di voi conosceranno, insomma il saluto ed altre cose che magari all'inizio non si capiscono bene, ma servono per forgiare l'individuo. Ecco, quello che voglio dire ancora una volta, l'arte marziale serve per migliorare l'individuo. Lei ha creato proprio per questo anche una serie di centri qui nella nostra zona? Sì, dopo un certo periodo che insegnavo, alcuni miei allievi hanno voluto anche loro provare l'esperienza dell'insegnamento e devo dire che oggi abbiamo parecchi centri, dall'entroterra fanese, da Orciano, Fossombrone, Lucrezia, San Costanzo, Mondolfo, anche a Senigallia abbiamo, insieme ai miei allievi appunto. Abbiamo tutti questa passione, il nostro gruppo è forte, anzi approfitto per dirvi che il prossimo 23 novembre a Terre Rovereschi, a Orciano, al centro sportivo, organizzeremo un bello stage con un maestro che verrà dalla Corea e che ci aggiornerà sulle ultime novità che riguardano appunto il taekwondo.